dottoressa, adesso parliamo di benessere intestinale. Bene, sì, perché l'intestino un po' governa tutto il benessere del nostro organismo. Ultimamente sentite parlare di microbiota, di fermenti lattici, di probiotici, di prebiotici. Insomma, che differenza c'è innanzitutto? E quando vanno assunti i fermenti lattici? A tante domande risponderà il professor Mauro Minelli, medico e specialista in allergia e immunologia clinica. Benvenuto, professore. Allora, grazie, buongiorno. Facciamo subito chiarezza, perché insomma ha vari modellini, no? Allora, si sente parlare di microbiota, professore, ma esattamente che cos'è questo microbiota che, voglio dire, è fondamentale per tutto il benessere del nostro organismo, sbaglio? Sì, infatti il benessere intestinale è, come dire, propedeutico a tutto un discorso molto più ampio. Microbiota intanto è un termine che piuttosto recentemente ha sostituito la vecchia canonica definizione di flora batterica intestinale o flora microbica intestinale, un insieme composito, complesso di microorganismi che nel caso del microbiota intestinale abitano all'interno del nostro organismo. Dico nel caso del microbiota intestinale perché ci sarà anche il microbiota cutaneo che invece abita all'esterno del nostro, ci sono tanti microbioti. Certamente quello intestinale è più studiato, è un insieme di microrganismi che non sono solo batteri, sono anche funghi, virus, parassiti, eccetera, ma sicuramente nel microbiota intestinale quello batterico è certamente il più studiato. È una massa enorme, si parla di oltre 1.000 miliardi di cellule vive. Cellule vive vuol dire che hanno un loro metabolismo, producono dei loro prodotti metabolici, che hanno ciascuno di essi una loro funzionalità precisa, è una massa che pesa 1,5 chili nell'adulto, quindi pesa più del cuore, pesa più del cervello, pesa quanto il fegato. Si calcola che in un soggetto adulto su 10 cellule del suo organismo 9 siano batteriche e una è dell'uomo, quindi è impensabile che una massa così corposa, così voluminosa, possa essere del tutto indifferente rispetto a quello che è il destino del soggetto che ospita. Quindi ha veramente un ruolo importante, si parla ormai di rivoluzione microbiota, perché ci costringe a rivedere un po' di cose in tutto quello che poi è l'assetto diagnostico e terapeutico delle patologie, per questo se ne parla tanto. Ecco, se ne parla tanto anche perché può essere soggetto, allora lei diceva, è la flora batterica, un tempo la flora batterica, può andare incontro al nostro microbiota a delle alterazioni. Allora, certo. Quali sono le cause di queste alterazioni? Dove le possiamo cercare? Beh, diciamo intanto che il microbiota è un sistema estremamente plastico, cioè lui si adatta con grande facilità a quelle che sono le variazioni che possono essere legate a fattori esterni, a fattori interni, alla genetica del soggetto, alla sua età. Diciamo che il microbiota cambia moltissimo con l'avanzare dell'età. Non troveremo una situazione specifica nella primissima infanzia che sarà completamente diversa da quella che troveremo nella senilità. Quindi cambia moltissimo, ma mantiene sempre quella sorta di rapporto, tecnicamente si chiama di simbiosi omeostatica, che vuol dire di equilibrio sostanziale con l'organismo che ospita. Ecco, alcune volte questo tipo di simbiosi si modifica, si altera, si crea una condizione patologica specifica che si chiama disbiosi, che a sua volta è generatrice di una serie di problematiche specifiche. Le cause di questa Le cause sono veramente tante, sono infezioni. Sono l'uso reiterato, continuativo, anche massivo di antibiotici. L'antibiotico non è un farmaco intelligente che seleziona il batterio cattivo dal batterio buono, va lì ammazza e ammazza tutti. E se i buoni sono minoritari è evidente che ci sarà una selezione prevalente di patogeni, ma non soltanto, ne abbiamo sentito parlare prima, non soltanto gli antibiotici, anche le terapie portate avanti all'infinito con i inibitori di pompa protonica, i protettori gastrici, gli antiacidi. E poi la dieta, i regimi dietetici e poi le malattie infiammatorie croniche e poi i disordini funzionali del sistema immunitario, c'è un crosstalk continuo tra sistema immunitario e batteri intestinali. Oramai è riconosciuto che squilibri del microbiota sono presenti in malattie non soltanto di tipo gastrointestinale ma anche metabolico, diabete, obesità. Ci sono dei batteri che riescono a trasformare in zucchero anche l'acqua fresca e di conseguenza c'è una situazione specifica di chi dice io non mangio nulla o mangio pochissimo e nonostante questo non riesco a perdere un grammo. È colpa di alcuni microbioti specifici, di alcuni patogeni batteri, specifici. Ci sono malattie respiratorie, ci sono malattie cardiocircolatorie, ci sono malattie immunologiche, ci sono tumori.
perché una delle conseguenze di fondo di questi patogeni è anche quella di generare... Parliamo dei sintomi, perché io voglio arrivare anche a come si fa una diagnosi, certo. Perché è importante, è vero, io come faccio a capire che ho un intestino malato, che è un intestino... Allora, partiamo dai sintomi e poi parliamo anche delle analisi che vanno fatte proprio per evitare di assumere in maniera senza controllo i cosiddetti fermenti lattici, che noi pensiamo siano una panacea per tutto il nostro benessere intestinale. In realtà non è così. Allora, parliamo dei sintomi, professore. Beh, diciamo che intanto dietro al termine disbiosi si nascondono una serie di sintomi, ma veramente tanti. Solitamente nelle fasi iniziali i sintomi prevalenti sono quelli di pertinenza gastrointestinale, il più comune di tutti il gonfiore addominale. Classico, voglio dire proprio da canonico, gonfiore addominale che poi determina una distensione dell'addome. Perché? Perché l'intestino è un organo assolutamente innervato, ricordiamoci sempre la definizione del secondo cervello, quindi è assolutamente innervato e di conseguenza il gonfiore determina distensione dolorosa dell'addome. E poi ci sono flatulenze, quindi gas intestinali, a volte anche maleodoranti. Perché? Perché alcuni di questi batteri sono produttori di sostanze specifiche che hanno nomi anche molto suggestivi, che possono determinare variazioni e dei gas e del materiale fecale, e ancora disturbi dell'albo, stitichezza, diarrea, alternanza di stitichezza diarrea, emissioni di feci talvolta scomposte, anche in questo caso tendenzialmente maleodoranti, ma turbe digestive, difficoltà a digerire, eruttazione, sensazione di ritorno di... Tutta la nostra parte gastrointestinale. Sicuramente quella, è legata anche, là va detto, ad un discorso di dieta, perché alcuni alimenti che sono molto fermentabili, si chiamano FODMAP, fanno da alimento al batterio fermentativo che abbiamo all'interno dell'intestino, quindi non è un'intolleranza ad alimenti, sono alimenti che dando da mangiare al fermentativo creano una situazione di scompenso, ma poi anche, ricordiamo delle donne, le vaginiti, le cistiti, che sono comunque riconducibili a cause di questo genere. Là si dà spesso il farmaco anticandida, l'antifungino, ma l'antifungino riduce la candida ma rende ancora più critica l'azione di batteri che sono lì, quindi si crea uno squilibrio incredibile. Poi allergie, disturbi umorali, cambiamenti repentini del tono dell'umore, forme d'ansia, difficoltà di concentrazione, di memoria, riduzione delle performance psicofisiche, veramente e in un ambito molto ampio. E dobbiamo curare tutto questo, certo. Come si cura? Facendo una diagnosi accurata. Allora, come faccio a capire, professore, che ho questo disturbo, un disturbo a livello intestinale? Quali sono gli esami specifici? Allora, gli esami partono intanto da una valutazione proprio dell'intestino. Il primo input... Perché, professore, mi scusi, perché quando si parla di intestino subito viene in mente la colonoscopia, che mette paura. No, proprio, non ci serve. Ecco. Meno male, facciamo un applauso, per favore. Così fatiamo anche. In questo caso davvero non ci serve, perché uno dei primi danni che si crea qui a livello intestinale, e qui le cause possono essere davvero tante in soggetti geneticamente predisposti, è un'alterazione della permeabilità intestinale, cioè l'intestino da barriera diventa bucherellato, ecco, mettiamola così rendiamo l'idea, in ragione di stimoli diversi, ambientali, alimentari, eccetera, eccetera. E attraverso questi buchi che si creano transitano una serie di batteri che vanno sicuramente a alterare quella che è la flora batterica. Quindi primissimo esame da fare, un esame della permeabilità intestinale. Non si vede in nessun modo con gastroscopie, colonoscopie, né manco con esami istologici. Professore, io devo andare dal mio medico di famiglia e farmi prescrivere analisi permeabilità intestinale? Sì. Devo richiedere questo tipo esame di esame? Esame della permeabilità intestinale, che è un esame nuovo ma di una rilevanza importantissima, perché lì partono mille patologie. Lo si fa peraltro su urina, non è invasivo, non è aggressivo, è raccolta di urine dopo aver bevuto degli zuccheri, raccolta di questi zuccheri per verificare quanti zuccheri invece di essere eliminati con le feci vengono eliminati con le urine. Se passano nelle urine vuol dire che c'è un'alterazione della permeabilità. Primo punto. Secondo punto, analisi del microbiota è importantissima, cioè noi non possiamo somministrare, come giustamente diceva lei, il fermento lattico, dobbiamo finalmente venire fuori dall'immagine, da questa idea, tanto sono fermenti lattici che male vuoi che facciano, fanno tanto male quando non sono, come dire, assolutamente allineati e orientati a quello che è l'ambito specifico che viene trovato in quel soggetto. Se io ho un eccesso di batteri che prevalgono e dovessi somministrare un probiotico che contiene quei batteri che prevalgono, creo ancora più scompenso. Quindi si realizza un esame, questa volta su matrice fecale,
ma anche lì il microbiota fecale non corrisponde al microbiota intestinale, perché le feci non transitano lungo tutto il tratto intestinale. Quindi si realizzano, noi stiamo provando, devo dire con grande efficacia, queste forme che abbiamo chiamato di biopsia liquida, nel senso che si fanno dei lavaggi intestinali, si raccolgono delle microaliquote di liquido di lavaggio, e posso garantirvi che il risultato che viene fuori dall'indagine di quel liquido di lavaggio rispetto a quello che si ottiene dalle feci è completamente diverso. E quindi è evidente che avendo un quadro preciso della disbiosi io posso organizzarmi di conseguenza. Ma è il medico di famiglia che mi deve prescrivere a questo punto una terapia adatta. Chi è lo specialista in questione, professore? Lo specialista in questione può essere il gastroenterologo, può essere nel mio caso l'immunologo, cioè può essere chi comunque conosce perfettamente questo tipo di situazione. Tenga conto che il microbiota, a proposito di quello che dicevo prima, è quello che decide se un farmaco funziona oppure no. Se un farmaco generico, adesso il premio Nobel ultimo, Allison, che è stato riconosciuto il premio Nobel quest'anno, ha documentato uno degli ultimissimi lavori che in soggetti con melanoma, trapiantando il microbiota, un'immunoterapia che non stava funzionando prima ha cominciato a funzionare, cioè è il microbiota che decide se un farmaco funziona o non funziona. Quindi stiamo a livello veramente di rivoluzione microbiota. No, più che altro sto pensando a uno screening della popolazione, perché certo, da tutto parte dall'intestino, anche tante patologie, e tante patologie si possono curare curando l'intestino. Ma sapendo come curarlo, nel senso che, ripeto, il richiamo e il rimando alla terapia, ribadisco, fermento lattico, io chiamerei probiotico e peraltro eviterei le miscele di probiotici. In particolare, noi quale tipo di probiotico dobbiamo dare? A che dose? Per quanto tempo? Ai bambini, agli adulti e agli anziani è uguale? La terapia probiotica che devo fare è uguale se la faccio in termini preventivi, curativi e poi anche eventualmente curativi e di mantenimento successivo, o devo optare per delle scelte che ancora una volta devono essere appunto di precisione, personalizzate, per poter avere da quel tipo di terapia il miglior risultato? C'è bisogno certamente di competenze. E tutto questo solamente dopo delle analisi che abbiamo fatto, semplici analisi in questo senso. Analisi non invasive. Per cui un fermento lattico che va bene per me non può andare bene per lei, professore. Assolutamente no. Per cui solamente dopo questo tipo di analisi va deciso esattamente che tipo di probiotico o di fermento. Qual è la differenza probiotici? È uguale? Nessuna. Di fatto il termine probiotico individua in singolarità un prodotto che è più specifico per andare a correggere in maniera definita determinati sintomi che possono davvero essere i più diversi. Parliamo proprio della medicina di precisione, perché Ippocrate diceva che è più importante conoscere il tipo di persona rispetto all'importanza invece di conoscere la medicina. Secondo me questo si gioca tutto qui, e se già lo diceva Ippocrate, adesso la medicina nostra ci sta arrivando. Ribadiamo questo concetto, quanto è importante la medicina di precisione? Assolutamente, è ormai il punto di fondo, il punto di partenza, vale certamente per il discorso del reimpianto, del ripristino della flora batterica di precisione, ma vale anche per i farmaci, vale anche per le terapie farmacologiche. Ci sono soggetti che a parità di condizioni patologiche, l'abbiamo sentito prima, rispondono ad una certa terapia in maniera completamente diversa da come risponde un altro. Questo appartiene ad un quadro genetico, appartiene a variazioni legate appunto anche al microbiota, e quindi determina situazioni di proprio di orientamento specifico di terapie che sono possibili grazie ad analisi anche in questo caso molto semplici. È un prelievo di sangue, un'indagine di farmacogenetica. La farmacogenetica ci consente di sapere esattamente quale farmaco funzionerà meglio, a che dose, con che cosa dobbiamo combinarlo, e in termini di altri farmaci correlati. Sentivamo prima parlare dei cronici. I cronici non sono solo gli anziani, sono anche i giovani cronici, che sommano più farmaci insieme che a volte interferiscono tra loro. Gli alimenti, altra cosa importantissima, non solo la farmacogenetica, anche la nutrigenomica, con la quale è possibile definire dei profili specifici e personalizzati. E quanto risparmio ci sarebbe se si attivassero queste cose in termini e di costi tossici e di costi economici per il sistema sanitario? Ecco, la prevenzione si gioca tutto su queste analisi che sono... E la cosa che è importante è che è possibile farle. E io vorrei ricordare proprio il libro, è possibile farlo, questo è importante, il libro del professor Minelli, Medicina di precisione verso la personalizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici. Andremo davvero
perché ognuno di noi è differente dall'altro. Grazie ancora, professor Minelli, per averci dato queste indicazioni.